Il risultato è lo stesso. Don Giuseppe, inviato speciale. Don Giuseppe Gervasini è il prete Atanà 1867-1941, a cura di Luciana Petruccelli, i libri del Casato. L. Ma siccome noi nasciamo senza sapere assolutamente niente di tutto questo, nessuno ce l'ha insegnato, come vuoi che pensiamo che certe esperienze dolorose le abbiamo scelte noi prima di venire al mondo, visto che non lo ricordiamo? Ovviamente pensiamo, come la maggior parte della gente, ossia che è stato il destino. Come possiamo imparare questi concetti in anticipo? Don Giuseppe, in anticipo non serve. Per prima cosa, la religione dovrebbe insegnare molte più verità e meno favole. Dovrebbe avere il coraggio di chiarire la vera origine della vita, la vera origine dello spirito. Parlo della nostra religione, ma potrei parlare anche di altre, non di tutte però, che tengono l'uomo all'oscuro delle sue vere origini. È vero che, come dici tu, l'uomo della strada non approfondisce e parla di destino, e va bene. Il fatto però non cambia, perché se l'uomo della strada è cresciuto in conoscenza di spirito, evidentemente saprà affrontare i suoi gravi dolori nel modo giusto. D'accordo, non parlerà di karma se non ne avrà mai sentito parlare, ma si renderà conto che quel dolore che lo sta affliggendo è una prova. Lo attribuirà al destino se vuoi, ma si renderà conto che si tratta di un'esperienza. Anzi, ti dirò di più. L'uomo religioso dirà: Dio mi ha mandato questa prova e io devo superarla. Quindi lui accetterà quella prova in nome di Dio. L'interpretazione è sbagliata, ma alla fine il risultato è lo stesso. Perché se un uomo crede nella religione ed è onesto con se stesso, il suo spirito ne avrà beneficio, esattamente come ne ha l'uomo che profondamente conosce la meccanica della vita e parla di karma. Il risultato, infine, è identico.